Thank <music> you. Il pescatore e il sole. Racconto di Loredana Vigani. Uno stretto vicolo tagliava a metà un piccolo borgo di pescatori, borgo dai colori molto scuri, che sembravano più cupi man mano che ci si addentrava in quegli spazi così angusti ed umidi, avvolti da quel profumo di pesce fritto per cui tutti i gatti della zona sognando si davano convegno. Chiaro mattino, questo era il nome del borgo di pescatori, se non fosse stato per quello specchio di lago che riusciva a consolare ogni abitante, anche solo spingendo lo sguardo poco più in là della Darsena, sarebbe stato immobile come un paesaggio delle fiabe, vista la lentezza della vita che si svolgeva con il ritmo del proprio respiro. Qui viveva Gioele, un vecchio pescatore. Egli con grande fatica Tirava a campare vendendo quel poco pesce al mercato del paese vicino. Alto forse un tempo, ora con la schiena ricurva di anni e di fatica, quel buon uomo aveva un'andatura ciondolante, accentuata dalla sua cesta mai colma di agoni. Non si riusciva a capire il motivo della sua pesca sempre scarsa. I maligni avevano azzardato l'ipotesi che Gioele fosse troppo buono. Con un gran timore e rispetto per il creato, chiedeva scusa ad ogni pesce che rimaneva improgenato nella sua rete e quindi parte del pescato veniva liberato al largo nel gran segreto delle acque del lago. Una sera il sole stava tramontando e Gioele se ne stava con la schiena ricurva appoggiato alla sua, bar alla sua barca, la pepa, diminutivo dialettale di Giuseppina la sua nonna che da bambino gli aveva fatto compagnia, scandandogli la vita. Forse più che una barca, Gioele considerava quell'armonia, quegli intrecci di legno, la metà di se stesso. Ed era appoggiato, è vero, ma sembrava che la barca con la sua chiglia lo accarezzasse, ringraziandolo per quella corrisponsione amorosa. Il cappello ormai consunto e scolorito, era abbassato sino a coprire gli occhi come se volesse schermare il suo sonno e i suoi sogni dalla realtà che a volte gli sembrava pungente, pungente gli diceva, come aghi che piovono dal cielo, dall'altra parte del lago. Questa era l'espressione usata dagli abitanti del borgo. Si ergeva una fabbrica, sì, una fabbrica di ceramiche, con tanto di fornace, eretta come un baluardo a difesa del lavoro degli operai. Così narrava una vecchia canzone. Sulla riva del lago, in un luogo nascosto vicino ad un deposito denominato Urmic, il Mocchio, i ceramisti erano soliti scaricare materiali di recupero, scarti ceramici che ormai non servivano più a nessuno, ed ammassando materiale su materiale ne risultavano delle sculture simili a quelle di Rodin. In quel luogo nascosto, denso di fascino, Aveva al suo laboratorio un bravissimo scultore soprannominato Ton Ton, poiché a causa della sua balbuzie inciappava sempre sulle sillabe del proprio nome. Qui alleggiava un mistero. Si diceva infatti che questo scultore fosse un po' magico, che sapeva plasmare la rugilla con maestria senza pari, e quando utilizzava gli smalti, meraviglia delle meraviglie, la scultura brillava a tal punto che gli abitanti di Chiaro Mattino. Pensando fosse il sole, non sapevano più da che parte guardare. Lo scultore sapeva che spesso sulla darsena c'era Gioele e, conoscendo la sua bontà, decise di fargli un regalo. Prese dei frammenti di fritta, materiale ceramico simile a cri dei cristalli, li puntò verso il sole e il sole, complice di questo strano turbinio, si fece brillante più che mai e decise di frazionare quei cristalli di luce in gemme che riflettevano sul lago caleidoscopici giochi di colore, moltiplicando gli effetti all'infinito. Quello sfavillio destò Gioele che mai aveva visto tanto splendore. Si stropicciò gli occhi incredulo davanti a tale meraviglia. Gli sembrò di vedere un angelo, averti una presenza accanto a sé. Forse era davvero una creatura celeste, vestita da passante, che aveva le ali ripiegate sotto il pastrano. Ormai l'aria della sera si era fatta più fresca. Il sole, che aveva accarezzato Gioele, se ne stava andando a scaldare il cuore di altre persone, quelle il cui scopo nella vita era quello di amare.